Una delle cose necessarie è chiedere perdono, ma non basta. Bisogna darsi un sacco da fare e faticare, perché chiedere perdono è solo la prima tappa. Bisogna poi sempre rimediare. Non basta chiedere perdono al Signore se hai risposto male ai tuoi genitori o hai mentito a un tuo amico fino a farlo soffrire. Chiedi perdono e poi chiedi la forza per rimediare. Signore, come tu sei pronto a perdonarmi appena mi accosto a te per chiederti scusa, così fa che io oggi possa fare il primo passo per perdonare chi, credo, avermi fatto un torto.